impreparata su un cambio di gioco da sinistra a destra, consentendo a Pagliuca di festeggiare il gol dell'ex. Il raddoppio di Vignati è invece la conseguenza di un pisolino generale su un calcio da fermo. Amnesie che ricordano Rimini, ma che a Cagliari dovranno rimanere chiuse negli spogliatoi. Ma il Catania mostra ancora una volta una prerogativa che tornerà certamente utile nel corso della stagione. È il carattere, lo spirito di reazione del gruppo a riportare velocemente in partita i rossazzurri. Mascara, semplicemente il migliore, conferma di avere il piede caldo e Di Rapina firma il momentaneo 1-1. Poi, in chiusura di frazione, su assist di Spinesi, sfiora una doppietta d'autore. Marino passa al 3-4-3, affiancando Silvestri a Sottile Stovini ed affidando la spinta sulle fasce a Sardo e Falsini. In attacco c'è Corona, e si sente. Gli bastano davvero pochi minuti per legittimarne la candidatura ad una maglia da titolare. Al settimo il palo nega al neoentrato la gioia del gol, a conclusione di un ottimo lavoro nei 16 metri. Anche Spinesi al nono trova il modo per impensierire Turci. I rifornimenti per le punte arrivano però ad intermittenza e per il pari di Corona bisogna attendere la mezz'ora quando il Cesena è in campo con le seconde linee. 9 giorni separano il Catania dal debutto al Sant'Elia e per ricambiare il sorriso del calendario occorrerà invertire la tendenza alle partenze ad handicap.